Da giorni non si fa che parlare del dissing tra Tony F. e Fedez, dove è stata tirata in ballo Chiara Biasi, amica storica di Chiara Ferragni. Da giorni non si fa che parlare del dissing tra il rapper romano Tony F. e quello milanese Fedez. La replica in rime di quest'ultimo ha fatto molto discutere per aver tirato in ballo l'influencer Chiara Biasi, amica storica della moglie Chiara Ferragni. La sua replica non si è fatta attendere molto. Fedez, Chiara Biasi replica al dissing con Tony F. Da quando il rapper romano Tony F. ha pubblicato il suo freestyle realizzato al Red Bull 64 Bars, è guerra con Fedez. Il rapper di Rozzano non ha mandato giù il testo dell'ex componente della Dark Polo Gang, e ha risposto non facendo sconti a nessuno. Di Tony ha criticato soprattutto il suo modo di fare strafottente e il suo essere un falso amico, in quanto scriveva all'ex moglie Chiara Ferragni nonostante fossero sposati. Dalle parole di Federico sembrerebbe che Tony F. si sia sempre comportato in modo amichevole nei suoi confronti, salutandolo e abbracciandolo quando si incontravano agli stessi eventi. Dietro le sue spalle, però, avrebbe tentato di contattare la moglie Chiara Ferragni. Da questo scontro il cantante romano emerge come un borghese ignorante, razzista e persino drogato. E, proprio in riferimento alle sostanze stupefacenti che ha lasciato a bocca aperta molte persone, in quanto il padre di Leone e Vittoria ha tirato in ballo Chiara Biasi. Nel giro di frequentazioni di Tony F. rientrerebbe anche Chiara Biasi, influencer nonché storica amica di Chiara Ferragni. Con Chiara Biasi a farti di cheta, parlate di gossip, vi fate la piega, così rappa Fedez nel suo freestyle. Il riferimento è piuttosto chiaro, per cheta ci si riferisce a chetamina. Sia l'influencer che il rapper hanno reagito alla canzone pubblicata dall'ex marito dell'imprenditrice digitale. Il primo ha condiviso una Instagram story con scritto "Che imbarazzo", su uno sfondo nero. L'influencer Chiara Biasi, invece, ha pubblicato uno screenshot di una chat, uno di quelli che si può facilmente reperire in rete. "Haters gonna hate, we gotta elevate", recita il messaggio. Tradotto significa, gli hater odieranno, noi ci eleveremo. La storica amica di Chiara Ferragni, però, ha cancellato poi la storia da Instagram nonostante appaia abbastanza chiaro cosa ne pensi della mossa del rapper.